tutti ragazzi, io sono Carly, o che Carly e questa è Cimmia e benvenuti in questo nuovissimo video nella Vanilla. Oggi siamo in compagnia di Kendall. Dove sei? Dai, vienimi a cercare. Io ti vedo. E dove? Ti sto vedendo. Sei in casa? Oh! Oh! Spottato il nome! Cosa ci fai lì in alto? Cosa stai facendo? Puoi vederlo ancora il nome? Sì. No, dai, ma sì, cavolo, posso vederlo. Sto premendo shift. Cosa fai, stupido? Mi sono chiuso all'interno del frigorifero. Allora, dobbiamo fare oggi? Allora, oggi ci possiamo sedere qua sul divano. Ah, ci riposiamo, finalmente. Davanti mamma mia. Al caminetto. Quanto mi piacerebbe fare 10 minuti di video così. Possiamo dormire se vuoi, facciamo un pisolino. Carly! Aia! Vieni, devi venire subito. Perché nei commenti del mio video, lo scorso video che abbiamo fatto insieme, mi hanno detto tutti quanti di migliorare il portale aggiungendo dei piccoli dettagli. Tipo? Vieni. Allora, prima di tutto, ho tolto il parafulmini perché mi hanno detto che la legna avrebbe preso fuoco. Ah, è vero, effettivamente è una cosa No, stupida. Ma perché io credevo che il fulmine toccasse soltanto il parafulmine e basta. Invece a quanto pare colpirebbe anche attorno. No. E, guarda, tieni, prendi un po' di questi e mettili sotto. Mi hanno detto tutti, perché non fate come se il martello si sia tipo scontrato sul pavimento e quindi esce tipo il fumo e tutto rotto? Ok, sto guardando un attimo come lo stai facendo tu. Ma guarda, semplicissimo, metti qua sotto un campfire, così esce fuori il fumo da terra, vedi? Ok, sì, no, è una cosa che uso spesso anch'io nella vanilla. Ok, no, che è successo? Ah, dobbiamo far finta che ha proprio demolito il terreno, quindi fai tipo delle zolle di terreno lavorate in questo modo, perché è tipo caduto dal cielo, no? Sì, giusto. Ha senso. Mi piacciono questi dettagli. Così. Però vedi, io non ci avevo nemmeno pensato. I fan subito nei commenti me l'hanno scritto tipo in 100.000. È geniale. Bravi ragazzi, mi piace. Bravi, continuate a commentare. E sai un'altra cosa? Dimmi. Mi hanno detto, perché non crei tipo una costruzione di Thor volante che lo lancia? E io là ho pensato, sì. Ok ragazzi, cioè, con chi credete di avere a che fare? Con dei super non pro? Non siamo Michelangelo qua. Sì, mi hanno proprio detto, ah, fai come se lo stesse lanciando dal cielo. Come? Ma anche a me a volte fanno queste richieste che sono superiori alle mie capacità. Per carità, bellissime come richieste. No, hanno delle idee splendide, però... Però come si fa? Cioè, mi fa piacere il fatto che possano pensare che ti io danno così tanta fiducia. Esatto. Allora, vediamo com'è venuto. Vediamo. Beh, ti dirò, mi piace. Ci sta, bello fumante, tutto distrutto attorno. Bello. Se ne avessimo un altro magari da aggiungere tipo qua sotto che un po' mi triggera. Io ce l'ho. Altro. Ok. Aspetta che lo metto io. Così. Bello. Così è bellissimo. Si vede che proprio è caduto tipo dal cielo, è piombato dal cielo. Aspetta, wow. Oh, dimmi. Però ancora non ci siamo entrati. Ci entriamo? Esatto. Era questo che ti volevo fare oggi. Praticamente ho pensato, siccome abbiamo fatto un nuovo portale, sarà tutto cambiato, no? La posizione sarà diversa. Sì, ma non credo di tanto. Cioè, dici? Saremmo via di tipo 500 blocchi, no, forse. No, non mi smontare. Ce li hai i piedini di oro? Aspetta che li vado a prendere. Bravo. Resta lì, aspettami. Resto qua. Eccomi. Andiamo. Guarda. Oddio. È lo stesso identico spawn. Perché? Non lo so. Si vede che... Non ne ho la più pallida idea. Tecnicamente doveva spostarci un pochettino. Ma è un bene. Perché, aspetta, la regola che l'ho scoperta solo recentemente è che se sposti... Cioè, un blocco nel Nether equivale a 8.000 blocchi. Sì, un blocco 8.000. No, semmai è tipo un blocco 8 blocchi. Cioè, un blocco nella vita reale sono... Cioè, un blocco... Vabbè. Ma come? Io... No, mi smonti. Io ero convintissima che fossero tipo 8.000. Boh, una roba. Ma non con genere. Un blocco. Tipo, ogni 100 blocchi fai 8.000 blocchi nella vita reale, capito? Quindi un blocco sono 80 blocchi. Vabbè, senti, non lo so, ok? Non ne ho la più pallida idea. Da questa matematica. Non l'ho mai imparata io questa cosa su Minecraft. Allora, vieni, buttiamoci qua giù. Ma lo sono scoperta recentemente anch'io, cioè non è che... No, è vero. Infatti, per esempio, se devi percorrere delle grandi distanze, ti basta semplicemente fare tanti portali nel Nether, uscire in quello specifico punto e hai risparmiato tipo tantissimi blocchi. Soltanto che guarda, siamo al bastione allora. Sì. Qua. Sì, esatto. Fai attenzione a non morire, Carly. Perché lo dici a me?
Ma perché sai no. che sono morto nel bastione una volta. No, io non l'ho detto in questo modo. Cioè, era, anche io l'avrei detto per me stesso. Fai attenzione a non morire, Kendall. Ehi, ci sono le verruche. Ah, fantastico, ci facciamo le pozioni. Sì, sì, adesso le vado a prendere. Oddio, aspetta un attimo di paura. Oh, sai cos'altro dobbiamo prendere? Queste catene. Così possiamo decorare. Bene, rubale, rubale. Maledizione. Io intanto sto scendendo. Allora, qua. Ricordati, se rubi l'oro ai piglin, loro si arrabbiano. Si arrabbiano, giustamente. Ok, quindi fai attenzione. Quando prendi le ceste, soprattutto, chiuditi tipo così. Credo che così dovrebbe funzionare, guarda. No, ecco. No, non l'ho rubato. Sto solo guardando che cosa hanno dentro. Ma non puoi aprire le loro ceste. Ah, è proprio aprirlo? Sì. No, signore, la prego, non si arrabbi, non ho fatto niente. Cioè, praticamente ti stavo dicendo, tecnicamente, se ti chiudi tutto attorno mentre apri la cesta, loro non ti vedono. Quindi scavati, okay. Fatti tipo una specie di fortino. Ho paura di questo. Ecco, 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 maledizione, il bruto. No, 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 no. Carly, Carly, Carly. Ci muori, arriva, sono arriva, morto. Arriva, arriva, arriva. Carly, sono morto, Carly. Non venire, non venire, Carly, ci muori. Ok, bruto. Scusa, è troppo tardi. Vai via subito. Ale, Carly, Ale, vai Ale, via. Ho paura, Ale. Aspetta, vieni qua. Ale. No, 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 non morire. Scappa, scappa, corri, scappa. Corri, corri, corri. Rompane, ci penso io al bruto, ci penso io. Al brutto e al bello. Aiuto, aiuto, aiuto. Non ci morire, Ale, per favore. Mamma mia, Carly, maledizione. Scappa. Sto scappando, ci sto. Quanta vita ha il bruto? Ok, l'ho ucciso, ho ucciso il bruto. Ok, ok. Non ti preoccupare di niente. Oh, maledizione, paura. Chi ha attaccato il piglin? Forse sono stata io. No, sbaglio. Guarda, guarda. Loro hanno attaccato il pigman. E ora i pigman sono contro i piglin. Va bene, affari loro allora. Sì, 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 si odiano adesso. Bene. Ok, tranquilla, siamo sani e salvi. Ok, credo. Grazie. Mi era venuto un attimo di ansietta. Senti un attimo, ma stavo pensando. Sì. Che dovremmo magari andare a cercare un po' di netherite. Così per dire. Sì, direi proprio di sì. Dovremmo farci veramente un'armatura e una spada in netherite. Perché il brutto io lo stendo con due colpi di spada di netherite. Così con la spada di ferro mezza finita. Due mi sembrano un po' pochi. Sinceramente. Due mi sembrano pochi. Due forse di cosa? Incantata con affilatezza 5, forse sì. Allora, Carly, intanto prendo questo blocco d'oro. Non mi ha visto nessuno. Ok. Ops, sono caduta qua vicino a un signor piglin. Hai trovato delle altre ceste? Sì, però ho paura a prenderle. Fatti un fortino, sì. Fatti un fortino attorno. Ma sei sicuro che col fortino non mi vedano? Abbastanza. Non no, al 100%. Devi essere sicuro al 100%. Non sono sicuro al 100%. Ah, lassù ce ne sono altri, guarda. Ma dove sei tu? Ah, sei là. Io okay. Sono proprio in alto, in alto. Ok, qua ne ho trovato un'altra di cesta. Allora, guarda. Calma e sangue freddo. Io cerco di prendere quelli là. Oh mio Dio, io odio i bastioni, ragazzi. Ci muoio sempre nei bastioni. Ottimo, è il punto perfetto dove portarti, infatti. Ok, mi sono chiusa e... detrito antico, Ale! Grande! No, vabbè, non ci credo. Intero proprio? Sì. Fantastico! Sì, quindi, sì, sì. Quindi adesso quanto ce ne serve? Ne avevamo già uno, giusto? No, a casa non mi sembra. Sì, 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 l'avevamo trovato qua nel bastione. Ah, sai che forse hai ragione, allora sì. Me lo ricordo in un allora episodio. Allora quanti ce ne servono? Tecnicamente ce ne servono altri due. Per fare un... cioè, per fare quattro frammenti. Senti, non mi ricordo. Allora, aspetta. Guarda dove sto andando, sono concentrato, non mi distrarre. Ok. Allora, ehi, io ma ci sono i funghetti per fare le zuppe. Amore, stiamo combattendo la guerra. Un altro detrito antico! Al ladro, celati in profondità, ma che stai facendo? Ho trovato il detrito antico e un blocco di ferro. Sos? Oddio. Non importa. Spada Smite 5. Ma hanno potenziato il drop dei bastioni? Non so in che lingua tu stia parlando, non ho capito bene. No, non ci credo, ho trovato anche la musica, il disco musicale. La musica! La musica, così possiamo far festa. Aspetta che ammazzo il bruto. Facciamo un party a casa allora con la musica. No, il bruto mi ammazza, il bruto mi ammazza. No, 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 Ale, resisti. Carly, oh mio Dio, c'ho un cuore. Ale, scappa. Carly, c'ho un no. cuore. Sei morto? No, 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 l'ho ucciso. L'ho ucciso con un cuore rimasto. Sei il mio eroe. Pala in diamante, magma cream, fantastico. Oh, sto trovando tanti di quei blocchi di ferro che non hai idea. Io sto cercando altre ceste, ma non ne sto vedendo, sai. Sono tutte quassù, le ho prese io. Ma quassù dove? Aspetta che mi faccio vedere. Aia! No, 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 no. Carly? Beh, non so dove tu sia. Allora, forse ti vedevo da dove ero prima. Io sono qua in basso. Guardami. Oddio, sei... Ah! No, Carly! No! Ale!
Ale, Ale, ti prego. Ale, Carli, dimmi che sei full vita, ti prego. Sì, sì, ero full vita. Ok, allora non muori. Tranquillo. Sicuro? Sì, non muori, non muori. Aspetta, forse se corro il fuoco si smonta. Mangia! Non credo che funzioni così. Ok, ok, no, sto allora, bene, sto bene. Il bastione è stato lootato tutto. Io direi che ce ne dobbiamo andare. Ma sei sicuro? Io ho trovato solo una cesta. Carli, le ceste erano qua su in alto dove sono io. Le ho prese tutte, tranquilla. Sicuro? Sì. Ci fidiamo? 100%, anche perché ho già trovato il detrito antico. Uno ce l'hai tu, uno ce l'ho io. Uno è a casa. Fantastico. Non mi attaccate, non mi attaccate. No, signori Piglin, per favore. Bene, Carli, ci serve l'ultimo detrito antico. Lo andiamo a cercare? Dove direi sei? Di sì. Il bastione è stato piuttosto fortunato, devo dire. Sì, ma sai cosa? Pensavo dovevamo farci delle TNT. Lo so, hai ragione. Allora, non ci vabbè, penso dai, mai. Facciamo così la brutta. Facciamo la vecchia maniera, dai, dove su. Sei adesso, che ti ho perso? Qua, sotto. Aia. Carli, qua. Ah, eri lì in alto. Sì. E perché sei già lì in basso? Vai, scaviamo qua verso il basso. Ma io ero qui, so. Ah, scusa. Ma scusa un attimo, non era più rara la foresta blu rispetto a quella rossa? Boh, sì, forse, perché? Perché la foresta rossa... Oh, fortezza! Dov'è? Là davanti? Scusa? Là! Abbiamo compiuto... Oh! L'avanzamento, una fortezza terribile! Esatto, allora ferma là. Oddio, qua ci sono i Blaze! Dove? Qui! Ci sparano già. Ok, ferma. Dimmi. Ci facciamo uno scudo. Visto che non abbiamo pozioni di resistenza al fuoco. Io ce l'ho lo scudo. Ah, ok, io non ce l'ho. Dammi un attimo che me lo faccio. Ok. Allora, così. Sparate! Sì. Perfetto. Con lo scudo tecnicamente non dovrebbero farti del male col fuoco. Giusto? Sì, giusto. Bene. Ovviamente non rompere assolutamente questo. Cioè avremo bisogno sì, di farlo giusto, per giusto, farmare giusto. Anche perché ci beh, facciamo... così potremmo fare le pozioni allora. No, prima ci servono le verruche. Ma le ho preso, oddio, sto prendendo fuoco. Hai preso le verruche? Sì. Ah, ok, allora sì. Aspetta che qua c'è un altro Blaze. Signor Blaze, per favore, non faccia i capricci. Calmi. Aggiornamento, ne ho prese tre. Ma se facciamo una cosa, anziché perdere tempo in questo modo, tu resti qua e io vado a cercare un altro detrito antico? Sì, potrebbe essere. Dai, così ci facciamo già un pezzo in nederite. Mi raccomando, non ti perdere e soprattutto non morire. Mangia sempre e usa lo scudo. Allora, una bella notizia per te. Ovvero? Mi stanno uccidendo. Carli, no. Trovato. L'hai trovato? Sì, ci possiamo fare il primo pezzo d'armatura o una spada in nederite. E chi è che avrà l'onore di avere il primo pezzo di armatura? Vedremo. Se dici che l'elmetto in ferro è l'elmo migliore, forse tu. Sì, l'elmetto in ferro è l'elmo migliore. Ah, adesso, ora ci siamo capiti. Dai, ci rivediamo al portale. Allora, adesso ci serve soltanto... E tu? Lui è un nuovo ospite. Abbiamo chi te l'ha dato il permesso, Non essere scortese con gli ospiti. Muori. Ti ho detto non essere scortese. Sai che se li ammazzi con un solo colpo, i suoi amici non si arrabbiano con te? Cosa? Davvero? Sì. Se riesci a ucciderli tutti, però deve essere veramente un solo colpo. E come fai a ucciderlo con solo un colpo? Se hai tipo una spada potente, una pozione di forza, queste robe qua. Ascolta un attimo, detrito antico dove l'avevamo messo? Eccolo qua, guarda. Netherite scrap. Ah, hai ragione, frammenti di netherite. Quindi, andiamo a cucinare subito. Vieni. Bam. Mettilo là nella fornace. Allora, chi farà il primo pezzo in netherite? Va bene, cosa vuoi? Sai cosa? Dimmi. Ti posso fare addirittura l'elmo, visto che quello in diamante non lo posso vedere, fa schifo. In nederite si può, in nederite è bello. Ti potrei fare l'elmo, se vuoi. In nederite? Sì. Cioè, tu davvero vorresti sprecare la nederite per un elmo? Pur di toglierti quello schifoso in diamante, sì. Dai, ma facciamo la corazza, così resisti di più. Va bene, dammi l'altro scrap, quello tuo. La cosa? E l'altro detrito antico, mettilo qua a cucinare. Allora, dammi la corazza, dai. Oh, sono qua in alto. Aspetta. Dammi la corazza. Anzi, tieni, fallo tu. Te l'ho buttata giù. Ecco, perché? Oddio, stai fermo, dammi la corazza. Grazie. Dai, okay. Ci pensi tu? Sì, ci penso io. Ok. Primo pezzo di netherite. Sono carica. In 27 giorni, beh, mica male.
Ah! Come mi sta? Guardami. Guardami. Oh, così adesso non può morire. Cioè, è proprio impossibile che muoia con un'armatura potente. Speriamo. Forse è impossibile. Dai, bene. Ok. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Da Carly e da Kendall, non lo so, è tutto. E noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!